Eccoci qua, allora ve li vado a presentare i nostri ospiti, Giuseppe Succurro, papà di Valerio, un bambino che soffre di autismo e che poi appunto vedremo qual è la vicenda, e l'avvocato Gianni Opini che Buongiorno. Assiste diciamo la famiglia Succurro in questa... questo procedimento giudiziario che poi naturalmente vedremo. Ci collegheremo, anzi prego la regia intanto se riusciremo a farlo telefonicamente con il professor Carlo Anai, che è un consulente scientifico sull'autismo, anche lui Anau. Naturalmente si è, come dice? Carlo Anau. Anau, ha ragione, ho scritto male, consulente scientifico sull'autismo che appunto sentiremo telefonicamente, se riusciremo a raggiungerlo, speriamo di sì, perché insomma mi aveva detto che c'aveva un impegno a Imola, sì. Non so se riuscirà a liberarsi, però se ci riesce ben venga naturalmente. Allora, Succurro, la storia di Valerio è una storia un po' particolare, no? Cioè, sì. Che cosa è successo, diciamo? Successo che mi sono reso conto a 15 mesi che il piccoletto aveva avuto delle stereotipie tipiche di un bambino autistico. Tra le altre cose me ne sono reso conto quando mi trovavo a casa in malattia per un altro motivo di mala sanità, c'ho una protesi all'occhio sinistro, okay. Grazie agli oculisti, e mi sono subito adoperato per vedere che succedeva, se era vero o non era vero, perché mi si gelò il sangue in quel momento, gli vidi fare tre movimenti ripetitivi che mi gelarono proprio, mi hanno dato del matto, perché le diagnosi di autismo neanche loro, i professori, riescono a farle se non tra 3-5 anni. Lui all'epoca aveva 15 mesi, al che comunque insistentemente mi sono adoperato affinché riuscissi a fargli fare comunque una valutazione, cosa che mi fecero poi nel febbraio, riuscì già nel febbraio del 2011, ma già ero partito prima, a riuscire a ricoverarlo sotto la scusa di altri tipi di accertamenti, e all'epoca la professoressa Torrioli, direttrice del Dipartimento di Neuropsichiatria Infantile del Gemelli, mi disse: senti, facciamo una cosa, pure perché c'avevo la moglie che diceva che era impossibile che fosse autistico, mio figlio non ha niente, io invece ero convintissimo. La Torrioli, per soddisfare entrambi, comunque per eliminare qualsiasi dubbio, dice: vabbè, ricoveriamolo, vediamo perché non dorme, vediamo che se c'è qualcosa. Alla fine di 10 giorni di ricovero, fatti tutti gli accertamenti, da accertamenti scientifici, quindi DNA, robe varie, genetici, non c'era niente, però uscì da lì con una diagnosi di autismo grave. E mi disse: guarda, il bambino è stato diagnosticato, adesso ti devi mettere nelle mani dell'ASL di zona. L'ASL di zona è l'ASL di competenza Bracciano, diretto dalla dottoressa Giuseppina Casella, all'epoca, che lei subito, portandogli quel referto, qui si fa presto a dire che un bambino ha un disturbo autistico. Adesso vedo io, vediamo un po' qui e lì. Ok. Nel frattempo avevo anche organizzato un altro intervento diagnostico, tra virgolette, perché uno non smette mai di dice: possibile che è autistico grave, possibile, facciamone ancora. Allora sono andato al non plus ultra dei centri pure disponibili in Italia, se non in Europa, Umberto I, via dei Sabelli, conosciutissimo, famosissimo. Me ne esco da lì con una restituzione degli accertamenti il 2 di novembre, autismo purtroppo grave, con addirittura le linee guida da seguire. Dice: il bambino va trattato secondo le linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità, e quindi con un intervento immediato, precoce, intensivo, con non meno di 20 ore settimanali di terapia, prescritte dall'Istituto Superiore di Sanità, linee guida. Mi porto con quest'altra ulteriore diagnosi all'ASL, sempre lì, perché ancora nel frattempo non l'avevano preso in carico, dal marzo 2011. E gli ho detto: guardi che la cosa è grave, e lì all'Umberto I dicono che bisogna intervenire immediatamente con non meno, noi sappiamo quello che facciamo, non abbiamo bisogno di questo. Andiamo avanti. Il bambino viene chiamato dall'ASL poi per iniziare una pseudoterapia nel aprile del 2012, quindi un anno e un mese dopo, 13 mesi dopo che gli ho messo a conoscenza con già la diagnosi del Gemelli. Iniziano con 3 interventi settimanali di 10 minuti. Questo inizia da aprile, sono durati fino a giugno più o meno. Teniamo presente che ci troviamo in amministrazione pubblica, da aprile a giugno 3 interventi settimanali, ne avrebbe dovuti fare un tot, che per assenze e aggiornamenti se ne saranno fatti la metà. Il bambino non riusciva a rimanere lì, cioè c'era un approccio che io, non lo so. Alla fine di tutto questo, comunque, abbiamo iniziato,
si è ricominciato, che poi hanno sospeso per l'estate, luglio, agosto, si è ripreso a settembre, mettete, guardi, dobbiamo ripartire, qui lì dico, vabbè, ripartiamo, ripartiamo e siamo ripartiti con due interventi settimanali da un quarto d'ora. Quindi stiamo parlando di mezz'ora alla settimana. E quindi tutto questo adesso, in tutto questo Valerio adesso come sta? In tutto questo, nel prosieguo, Valerio aveva acquisito un po' più di aggressività, cominciava ad essere frustrato perché non riusciva a comunicare. Noi stavamo diventando matti, il bambino non dormiva, ci davano da dargli, abbiamo fatto pure delle prove, tramite dandogli psicofarmaci, di tutto, di più per farlo dormire, per calmarlo un attimo. Niente, io dico, qui c'è qualcosa che non va. Mettendoci alla ricerca di altri tipi di intervento, dico, ma qua c'è qualcosa che non quadra, non quadra, non quadra. Ho contattato una professionista che veniva fuori da un altro istituto, una breccia nel muro, si era messa in privato, stava proprio lì in zona Bracciano. Però, dopo un po', lei riusciva a farlo lavorare per un'ora e mezza, 2 volte alla settimana, mentre con l'ASL non riuscivano più di 10 minuti, un quarto d'ora. Dico, qui c'è qualcosa che non quadra. Morale della favola, però. La dottoressa Mascellino all'epoca, che in quell'estate che non veniva somministrata terapia dall'ASL, fece intervenire, cercava di mettersi in contatto anche con l'ASL. L'ASL picche, non rispondeva, quant'altro, va bene. La Mascellino disse: senti, tuo figlio ha bisogno di un intervento massiccio, io da sola non sono in grado, qui bisogna che ci rivolgiamo a un istituto, devi far intervenire un istituto che lo prenda in carico. Trovai il famoso istituto Walden americano che sta in centro di Roma, il quale è stato l'unico che addirittura si è messo a disposizione fornendomi tre terapiste che venissero a casa e a scuola. Tra le altre cose, le linee guida dicono che l'ASL si deve adoperare perché l'intervento è complessivo, deve intervenire sulla famiglia, quindi dandoci le linee guida di come intervenire domiciliare a scuola e terapia intensiva nei suoi confronti. Non è stato fatto niente di questo. Al che il Walden mi disse: noi abbiamo bisogno di un intervento di valutazione fatto dal Bambin Gesù nella persona del professor Vicari, che è non plus ultra anche a livello europeo. Tra le altre cose, è uno insieme al curatolo che è di Tor Vergata che hanno partecipato alla stesura delle linee guida del Ministero della Sanità. Per cui il suo certificato medico era un verdetto, una perizia. L'ASL non voleva mandarmi, no, ci siamo noi, perché devi andare lì a fare le valutazioni? Tra le altre cose, la dottoressa non è qualificata per fare queste cose ed è in forte disaccordo con i vertici dell'ASL, adesso è in pensione. Che succede? Che io mi faccio fare una base di ricovero da un altro, dal pediatra, e dissi: senti, io devo andare a fare i controlli a sto bambino. Vado al Bambin Gesù direttamente, privatamente, mi hanno detto: guarda, potevi venire anche non privatamente perché i bambini piccoli li trattiamo immediatamente, cioè. E nel nostro interesse è anche del bambino principalmente. Andando là, andai prima all'ASL e dissi: mi scusi, io non voglio parlare per conto vostro, a nome vostro, mi fate una relazione che vuole, mi inventai pure questa scusa, il professor Vicari vuole una relazione di presentazione che siete voi a dire che cosa avete fatto, per quanto tempo, cosa avete somministrato e quant'altro. Io non voglio dire niente, non voglio dire cazzate in merito, parlate voi per voi. Portai quella relazione dell'ASL della dottoressa Giuseppina Casella. In base a quella relazione e in base ai test che gli hanno somministrato in 4 giorni, non in un giorno, perché sono accertamenti dedicati e lunghi, mi esce fuori, mi chiama per la restituzione il professor Vicari e mi dice: guardi, le devo dare una brutta notizia, suo figlio era grave ed è rimasto grave. In base a quello che ho nelle mani, resoconto dell'ASL, e quello che abbiamo fatto noi di accertamenti, il bambino non ha ricevuto nessuna terapia, ha scritto proprio terapia E inesistente. quindi sulla base di questa decisione presa dal professor Sono Vicari partito, mi ha detto: avete vedi cosa devi deciso fare perché di tuo intervenire bambino, insomma, in maniera anche a livello a giudiziario. livello Diciamo. giudiziario. Mi scusi un attimo perché credo che abbiamo in collegamento telefonico il professor Carlo Anau, che innanzitutto ringrazio appunto per la sua disponibilità, perché so che insomma era abbastanza impegnato. Buongiorno, professore. Buongiorno a voi, grazie. Grazie, grazie ancora. La prego di pazientare ancora un attimo se può, perché volevo poi magari appunto entreremo più nel merito della questione medica proprio, scientifica anzi per essere ancora più precisi, perché invece volevo, siamo arrivati, stiamo facendo il racconto di questo bambino di Valerio che insomma ha subito tutto quello che ha subito e quindi una volta arrivati a questo punto, avvocato,
in pratica è partito tutto l'iter giudiziario. Sì. Voi che cosa state facendo? Verso chi puntate il dito soprattutto? Guarda, mi permette innanzitutto, certo, di ringraziarvi. Perché questi sono spazi che sono fondamentali, perché qui dobbiamo lavorare contro delle sacche di poca conoscenza del problema. Quindi poter comunicare anche grazie a voi per noi è fondamentale. Detto questo, la famiglia Succurro si rivolge a me e analizziamo la questione e la valutiamo in termini giuridici. Ora ci siamo posti il problema del mancato miglioramento del ragazzo. Ora il bambino è stato nella sfortuna, ma sarebbe potuto poter sfruttare meglio questa occasione, ha avuto una terapia precoce, quindi a 15 mesi si sapeva già la patologia di cui soffriva. Quindi grazie alle linee guida che erano già in vigore, che lo sono tuttora e che il professor Anao adesso vi spiegherà con puntualità scientifica, avrebbe potuto avere dei miglioramenti sia di carattere cognitivo che verbali, che invece gli sono stati negati. Quindi, nella sostanza, quella crescita che sarebbe stata consentita grazie ad una terapia somministrata correttamente, sia in termini qualitativi che quantitativi, gli avrebbe consentito, con la diagnosi precoce, di poter essere preso in cura seriamente con dei miglioramenti sin da subito. Con uno scarto, chiaramente, di maggior crescita, che adesso il professore vi spiegherà, che è sostanzialmente fondamentale, perché proprio grazie a questo intervento precoce si possono raggiungere risultati che diversamente non possono essere raggiunti. Mi scusi se mi interrompo, però mi pare di aver capito che se prima si interviene, prima si ottengono risultati. Assolutamente, ma risultati poi duraturi pure negli anni, seri risultati compatibili e che consentono di migliorare la qualità della vita del ragazzo, perché un intervento a 15 mesi per questo tipo di patologia sulla base delle linee guida attualmente utilizzate dal servizio sanitario è possibile avere dei miglioramenti sulla qualità della vita di carattere cognitivo, di carattere verbale, e quindi poi ci sono delle propaggini della patologia che sono anche seri, la incapacità di poter utilizzare tutto il compendio verbale. Un ragazzo con questa patologia poi porta anche un incremento della sfera, cioè del nervosismo, dell'aggressività. Quindi non è semplicemente una gestione del tasso tecnico verbale, ma è tutto quello che ne consegue. Anche socialità, anche rapporto con i bambini, certo, con i compagni, con gli insegnanti e quant'altro. Ora, detto questo, noi abbiamo ravvisato tra la potenzialità di crescita che gli sarebbe stata offerta scientificamente certa da parte delle linee guida e la condizione in cui lui è stato preso poi in carico dall'altro centro, ma nel quale si trova anche adesso, un delta differenziale che è equiparabile alle lesioni, al reato di lesioni. Cioè lui non ha potuto avere una crescita adeguata, quindi ha delle limitazioni che sono superiori rispetto a quelle che avrebbe potuto avere ove fosse stato oggetto di una terapia. La vostra ipotesi è proprio quella di lesioni. Posso introdurre con un esempio? Sì. In occasione della giornata mondiale sull'autismo, 2 aprile, promossa dal professor Anao, che si spende tantissimo in favore dell'autismo, è venuto in Italia il professor Giacomo Vivanti, esperto mondiale, che lavora giustamente, come tutti le menti, in Canada. Certo. Ha fatto vedere il filmato di una bambina di 2 anni e mezzo, gravità uguale a quella di mio figlio, in 9 mesi di terapia intensiva era una bambina normale. Io lì mi stavo alzando, volevo ammazzare tutti la bambina. Me lo immagino. E questa è la gravità e quindi i problemi che ha il bambino e i danni, che sono irrecuperabili poi successivamente, perché ci vuole una marea di tempo. Io a 2 anni di distanza di terapia con l'Istituto Walden, 50.000 euro spesi finora, mi sto vendendo anche la camicia, stavo a dire le mutande, e ho somministrato finora 660 ore di terapia, più di 30 ore settimanali, che se fossero state fatte come si doveva all'inizio, il bambino
probabilmente era quasi normale. Senta, cosa che non può essere adesso. Senta, professore, sì. L'impressione, ascolto. Almeno, insomma, io che non è che sono assolutamente un esperto in questa materia, però l'impressione che ho avuto rispetto ai racconti che hanno fatto il signor Succurro e l'avvocato Pini è che ci sia molta superficialità nell'andare ad affrontare questo tipo di problematica, no? Anche da parte delle istituzioni pubbliche. Io non è che voglio puntare il dito contro nessuno, per carità, non è lungi da me, però insomma dal racconto mi pare che effettivamente non ci sia una attenzione molto, molto profonda rispetto a chi soffre di questo tipo di patologia e soprattutto si cerca di liquidarla insomma in maniera abbastanza così, insomma, l'acqua di rose, mi viene da dire. Beh, vedi, se posso intervenire io. Devo dire che non è solo una questione di disattenzione. Ci sono problemi invece a monte molto più forti, molto più grossi. Se queste persone, questi operatori, non sono singoli che nel momento, in quel momento, con quel bambino sono stati disattenti. Esiste una ideologia all'interno della neuropsichiatria infantile che dice che l'autismo è provocato da una, chiamiamolo, inadeguatezza materna. Qualcuno dice madre Frigidaire, qualcuno dice madre Capot, qualcuno dice tossina psicologica. Cioè sarebbero queste mamme che, siccome mancano, diciamo, sotto il profilo dell'accettazione dell'amore al figlio, provocano in questo bambino una reazione che costituisce intorno al bambino una specie di guscio che secondo loro sarebbe protettivo. Cioè il bambino autistico sarebbe dal punto di vista organico un bambino come tutti gli altri, però questo bambino avrebbe costruito intorno a sé un guscio per difendersi. E quindi queste persone che seguono questa ideologia dicono che il bambino non deve essere troppo stressato. Queste minimo di 25 ore che la linea guida dell'Istituto Superiore di Sanità del 2011 dice che è il minimo che occorre per questi bambini, loro non la vogliono perché dicono che questi bambini sono troppo stressati, bisogna lasciarli tranquilli, amarli, dargli quell'amore che è mancato da parte della madre e in questo modo potrebbero questi bambini avere dei miglioramenti. Quindi esiste tutta una corrente ideologica, non scientifica ma ideologica, all'interno della neuropsichiatria infantile italiana e non solo questa, perché anche la Francia, il Belgio e la Svizzera francofona seguono un poco queste indicazioni, per cui il bambino non deve essere troppo, tra virgolette, troppo educato dal punto di vista speciale, no? Educazione speciale, e non può esserci un intervento così pesante su di lui, perché povero bambino poi diventa un robottino, povero bambino poi diventa un scimmiottino che esegue quello che gli viene richiesto, ma lo esegue meccanicamente. E invece, insomma, bisognerebbe intervenire, sì, come lei dice, abbastanza, come dire, in maniera molto concreta, insomma, nel volevo fare una domanda. No, io guardi, sentendo, posso dire una cosa sì, prima. Sì. Su una cosa però, l'una e l'altra delle diciamo fazioni, no? Contrapposte, sono d'accordo sul fatto che se si interviene sul bambino più piccolo che si può, la plasticità del cervello, che nei primissimi anni di vita, primissimi anni di vita, quindi 1, 2, 3, dopo non c'è più. E quindi l'una e l'altra di queste contrapposte ideologie, da un lato un'ideologia, dall'altro invece secondo me è scienza, cioè scienza provata, ecco, ed è proprio quella che la linea guida privilegia sconfessando l'altra, ecco, e facendo il minimo comune denominatore delle due posizioni, su questo sono d'accordo, che bisogna intervenire subitissimo. Senta, ma, ecco, rispetto a questo però volevo chiederle questo, ma perché insomma il signor Succurro
ha avuto, a mio modo di vedere, insomma, la grande capacità di rendersi conto, insomma, perché io non credo che sia facile, è questo che volevo chiederle, come si fa a riconoscere quando un bambino soffre di una patologia come appunto è l'autismo? Perché voglio dire, tutti, anch'io sono papà, quindi insomma ho due bambine, e insomma da piccoli i bambini fanno di tutto, insomma uno non è che ci va a pensare, no, effettivamente, ma come si riconosce invece? Quali sono i segnali, capito, che uno deve cogliere, per poter dire Sì. forse è il caso che vado ad Sì. approfondire questo tema? Allora, guardi, se loro vanno sul sito dell'ANGSA, ANGSA, che è l'Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici, ci sono obiettivo autismo che viene distribuito ogni anno da tanti anni, ci sono delle situazioni che sono riconoscibili anche da parte di una persona, di un profano. Per cui i genitori, gli insegnanti della scuola, dell'asilo nido e della scuola materna possono riconoscere quando ci sono le cosiddette bandierine rosse di Filipek, cioè sono delle situazioni che ti devono far pensare, è ora che questo bimbo lo porto ad un neuropsichiatra infantile che se ne intende. Non è la diagnosi di autismo che viene fatta dai genitori col fai da te. Certo. Semplicemente sono 13 situazioni, per esempio quando il bambino farfalla, quando il bambino ripete le cose, quando il bambino comincia a parlare con delle parole che non hanno senso, quando il bambino si mette in situazioni che sono veramente molto particolari. Come dico, potete guardarvelo sul sito dell'ANSA, obiettivo autismo, dove ci sono queste 13 situazioni caratteristiche. E siccome in altri paesi queste bandierine, no, sono state divulgate anche dall'amministrazione pubblica, non soltanto dall'Associazione Nazionale dei Genitori Soggetti Autistici, sono riusciti a ottenere delle diagnosi molto precoci che prima erano assolutamente impossibili da ottenere. Devono essere gli insegnanti, devono essere i pediatri a 18 mesi devono fare un'analisi del bambino che si chiama CHAT, CHAT. Con questa diagnosi, che viene fatta guardando il bambino insieme al genitore, perdono 20 minuti, 30 minuti, non di più, e riescono a capire se questo bambino è a grave rischio di avere una patologia psichiatrica. Bene. Questo a 18 mesi è dovuto, cioè il pediatra dovrebbe farlo non ai bambini per i quali ci sono dei dubbi, ma a tutti i A tutti i bambini dovrebbe bambini, ho farlo, capito. insieme col genitore. Ora, i pediatri, se li pagano, lo fanno, se Sì, non li no, non lo pagano, fanno, non la fanno, e questa è un'indecenza, perché i pediatri, quando devono fare una diagnosi di polmonite, non vengono pagati per questo. Allora, se hanno delle rivendicazioni sindacali anche giuste, lo sappiamo che tutti nella sanità sono stati bloccati con i contratti ormai da 6 anni, no? E quindi hanno delle rivendicazioni giuste, ma non devono farle pagare ai bambini. Cioè, certo, mi questa pare. è una banalissima analisi del comportamento del bambino, Che però ripeto, tutti i si chiama bambini dovrebbero CHAT, fare, insomma, all'età che di devono 18 fare mesi. tutti, non Esatto. dovrebbero, devono farla tutti. E Professore, io la ringrazio. le aziende sanitarie hanno fatto la formazione di questi pediatri, non possono dire che non sanno come si fa, perché Certo. le aziende sanitarie hanno fatto la formazione obbligatoria sulla CHAT. Professore, io la ringrazio molto per questo intervento, anche appunto per la sua disponibilità, perché sapevo insomma che era molto impegnato. Ovviamente ci vorrebbe una puntata intera per parlare di questo Sì, ce ne argomento, vuole ma un'altra, sì, lo ce so, ne però vuole un'altra perché purtroppo non è un non caso ce l'abbiamo noi singolo, di tutto questo sì, tempo ma oggi. non è un caso singolo, capite? No, Sono certo, tanti chiaro. bambini in Italia che vengono trattati da quelli che fanno la psicodinamica, i lacaniani, che si oppongono alla linea guida dell'Istituto Superiore di Sanità, ma si Bene. oppongono proprio francamente, cioè scrivendolo e mettendo la loro firma sotto. Quindi attenzione, quei genitori che ci ascoltano, sappiano che se finiscono sotto le grinfie di quelli lì, avranno sicuramente un trattamento inefficace. Grazie davvero, professore, per essere stato nostro ospite.
Grazie a voi. Grazie, grazie mille. Allora, purtroppo diceva il professor... Mi ha tolto le parole di esattamente, bocca. Esattamente. Mi ha ricordato, cioè, immagino fatto che la dottoressa Casello diceva che non bisognava stressare il piccoletto. No, 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 ma lui così si stressa. E quindi somministrava pochissima terapia. Dice, se interveniamo troppo, lui poi dopo si innervosisce. Invece, facendola massiccia, il bambino è cambiato da così a così. Perché adesso qualche risultato si comincia a vedere. È cambiato tantissimo. Quanti è anni più ha gestibile. Adesso, Valerio? Adesso va ad agosto, farà 8 anni. 8 anni, quindi insomma ne sono passati di anni. Sono passati di anni. Però insomma, se fossi intervenuto così massicciamente, era un bambino quasi normale, fin dall'inizio. Perché io mi sono accorto immediatamente che c'era qualcosa che non andava e che era autistico. E questa è stata e m'hanno preso una per pazzo. Grandissima capacità. Mi hanno deriso in faccia io il professore. Dice, è arrivato il professore. Dice, non ce ne accorgiamo noi, adesso se ne è accorto lui. Certo. Cioè, proprio così. Certo, certo. Dico, vabbè, ho capito, sono pazzo. Ma possiamo fare una ricerca? Infatti. Dico, togliamoci i dubbi. Quindi, però, ieri c'è stata questa prima Perfetto. Udienza preliminare? Non proprio. Dunque, noi proprio sulla scorta della mancata crescita e sviluppo di queste aree funzionali abbiamo ritenuto sussistente il reato di lesione. Sì. Ora, dalle affermazioni del professore appare quasi che la contestazione sotto il profilo dell'elemento soggettivo della colpa possa essere superata dal dolo, perché sembrerebbe proprio che un'impostazione, il professore ha parlato di impostazione ideologica, comunque è un'impostazione loro quella di non somministrare le linee guida, ritenendo un problema non di natura organica. Quindi valuteremo poi anche questo aspetto. Sta di fatto che la Procura, una volta che noi abbiamo presentato l'atto di denuncia querela, ha richiesto una prima archiviazione. Su questa prima richiesta archiviazione, ritenendo che non ci sia stata una lesione, quindi proprio su quel profilo che ho poc'anzi sottolineato, cioè il mancato sviluppo delle aree funzionali, l'hanno ritenuto come non sussistente sotto il profilo giuridico, quindi non sussumibile, non riferibile al reato di lesione. Mm-hmm. Abbiamo fatto una prima opposizione a questa richiesta di archiviazione e il GIP emise un provvedimento, devo dire, coraggioso, ma molto calzante, molto veramente idoneo sotto, e congruo sotto il profilo giuridico e clinico, dicendo, guardate che noi non abbiamo la certezza dell'assenza di lesioni, quindi rimise gli atti all'ufficio di procura, esatto, al pubblico ministero, e gli disse, accertalo con una tua consulenza tecnica. Ora, purtroppo, la consulenza tecnica che noi abbiamo denunciato come una consulenza che è stata fatta in assenza di strumenti, vale a dire, noi adesso abbiamo sentito uno dei massimi esperti, se non il massimo esperto in Italia, del problema, che è un problema specifico, però purtroppo ci siamo confrontati con probabilmente professionalità diverse, ma non riferibile, non parlo esclusivamente sotto il profilo verticale, quindi non assimilabili al professor Anao, che è insomma, ripeto, uno dei massimi esperti, però neanche con professionisti che sono dell'area, quindi dell'area autismo che ci interessa, che ha nuovamente dichiarato l'assenza di lesioni e quindi l'assenza di un danno per il bambino. Abbiamo fatto nuovamente l'opposizione, evidenziando tutte queste cose e contrapponendo pure un dato scientifico, ma veramente non superabile, proprio scientificamente è come parlare di un dato indiscutibile, quindi la lesione c'è stata, il mancato utilizzo del protocollo vi è purtroppo stato e ha portato alla lesione, quindi ci sta il nesso di causalità che è evidente. E adesso aspettiamo l'esito dell'udienza camerale di ieri. Perché il giudice si è riunito in camera di consiglio. Chiaramente il giudice deve rivalutare se emettere un'ordinanza di procedere all'archiviazione oppure teoricamente potrebbe formulare un'imputazione coatta. Io ringrazio davvero molto Giuseppe Succurru e l'avvocato Gianni Pini per essere stati grazie con noi lei, questa mattina, grazie davvero, e naturalmente anche il professor Carlo Anau, che abbiamo già salutato, però insomma credo che sia stato un momento che andava fatto su questo tema, che tra l'altro, come vi dicevo, è un tema che trattiamo ogni tanto, lo ritiriamo fuori questo tema, perché effettivamente va approfondito ed è bene ogni tanto appunto rifarlo. Grazie ancora ai nostri ospiti, noi ci fermiamo soltanto un attimo e poi vi porto al cinema. Ok, grazie.